Mister, buonasera. Buonasera. Una domanda. Il 31 dicembre 2019, 31 gennaio 2019, l'impressione che abbiamo noi è che la Roma il 31 dicembre 2019 fosse una squadra più forte, con Zaniolo, con Diawara, con Florenzi, rispetto a quella che ora lei guida il 31 gennaio 2019. È possibile che adesso la squadra sia meno forte rispetto a un mese fa, proprio giocatore per giocatore, tecnicamente parlando? È difficile dire se siamo una squadra meno forte. È vero che abbiamo un infortunio di giocatori importantissimo e la squadra. E quando non vinciamo, dopo è normale che si pensi che non siamo forti. Io capisco perfettamente, ma la verità è che con questi mesi, con questa sconfitta, anche la fiducia dei giocatori non è la stessa. Ma penso che oggi non è stata una questione di fiducia o di atteggiamento, è stata una questione di dettagli nella partita, in una partita che io penso che abbiamo fatto molte cose positive. Non è facile giocare contro Atalanta, è una squadra che crea sempre molte occasioni di gol. Oggi non ha fatto, penso che principalmente nel primo tempo abbiamo fatto una difensivamente sempre bene, e dopo sono due dettagli che decide la partita, che per volte è difficile di spiegare, e questo momento mi sembra che quando sbagliamo succede il gol sempre. Queste ultime tre partite le altre equipe hanno fatto sempre gol nell'angolo. È difficile di spiegare, ma come ho detto a qui, molte cose positive che abbiamo fatto oggi, diverso da che abbiamo fatto nella partita con il Bologna. Buonasera. Qualcuno aveva presentato questa partita come una finale, e purtroppo, essendo stata persa, lei teme che i giocatori possano davvero viverla così, cioè che è stata una gara molto importante da cui sarà difficile adesso poi ritornare? Era una partita molto importante, ma finale sono tutti finali per giocatori di Roma. Tutte le partite sono finali. Era una partita importante, ma mancano 14 partite, io credo che è possibile. Mister, buonasera. Dopo questo inizio di anno sono cambiate molto le percezioni anche all'interno della città, della tifoseria. Vorrei capire se lei, come Fonseca, si sente in discussione a questo punto. Mai ho sentito questo. Mai. Ok, per finire. Sì. Buongiorno mister. Buonasera, buonasera mister. Lei parla di dettagli, però alla fine Gollini non ha fatto una parata, come se lo spiega? Non ha fatto, ma abbiamo fatto un gol, abbiamo altre opportunità per Pellegrini, in una partita che non ha molte occasioni per le due squadre. Per finire, auguri a Atalanta, in bocca al lupo per la prossima partita con Valencia. Ok? Buonasera.